Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Questo mese di maggio che va a dare un'immagine fuori dal comune al nostro santuario di Santa Maria delle Grazie con il Santo Rosario in questo mese nel ricordo dell'ottavo centenario del Capitolo delle Stuoie celebrato da Assisi nel 1221 da tutti i frati con il serafico padre Francesco d'Assisi. Qui per raccontarvi e per leggervi una lettera che arriva direttamente da Margherita Tresca ed è stata scritta proprio qui, sicuramente dalla cella numero 5. Padre Pio il 17 maggio del 1918 scrisse a Margherita scrivendole qualcosa di interessante che può anche essere preso in considerazione da tutti noi. Io sento come mie le tue afflizioni, cara Margherita. O se tu il vuoi, mia carissima figliuola, il saperti così agitata mi muove spontaneamente a dire al Signore che comandi al nemico di desistere alquanto dal feroce assedio o che intera addoppi la forza di resistere con sempre soave rassegnazione alla sua santissima volontà. Ma mentre così mi addolgo e prego, sento anche una spirituale grazia e gioia per il grande amore che Dio ti porta. E contrassegno certo di questo amore è la tempesta che rugge sul tuo capo e ti sconvolge. E questa è una mia personale persuasione, sebbene un argomento certo ed infallibile che discende dalla scrittura che avverte essere la tentazione, una prova dell'unirsi l'anima con Dio. Figliuolo, accostandoti al servizio di Dio, prepara l'anima tua alla tentazione. Ed un contrassegno della più intima presenza di Dio nell'animo, assicurandoci nello stesso spirito per bocca del Real Profeta che Iddio è con l'anima tribolata. E perciò l'Apostolo San Giacomo esorta le anime a gioire quando vi vengono bersagliate da varie tentazioni, da varie procelle e da numerose contraddizioni. E Padre Pio poi conclude: non suggerire e non credere quanto ti suggerisce il nemico che Dio ti abbia rigettata, oppure che per qualche occulta infedeltà Dio ti punisce e ti vuole castigare fino a che non la rimuovi dall'anima tua, perché questo non è affatto vero, giacché quando l'anima geme e teme di offendere Dio, non l'offende ed è lontanissima dal fare ciò.